Il Globe Work di La Nona Elica. Avete presente il bipartisan, il perbenismo, l'ampiezza di vedute a tutti i costi? Bene, dimenticateveli, perché qui si va in direzione diametralmente opposta. A partire dal work, Wikipedia ci informa che è un aggettivo della lingua inglese con il quale ci si riferisce allo stare allerta, stare svegli nei confronti delle giustizie sociali o razziali, cioè ci prendono per il culo e ce lo sbattono in testa, perché dire che uno è work è uno che si accorge della deriva autoritaria che ha preso la società. È come dire che uno è cieco ma ci vede benissimo. E cosa c'è di più work che credere nel globo? Cioè immaginarsi di vivere su una palla rotante quando non è percepibile nessun moto e nessuna curvatura assomiglia molto al disagio psicologico di chi si crede molto avanti, molto furbo, molto sveglio e invece sta solo seguendo i dettami di quella stessa elite che vuole fotterlo alla grande. E il condizionamento fin dalla più tenera età, generazione dopo generazione, ha portato finalmente a compimento il loro obiettivo: rendere l'umanità cieca di fronte alla semplice realtà, negare l'evidenza della natura intorno a sé in tutte le sue caratteristiche, in primis immobilità e piano, come logica conseguenza ha condotto alla negazione della natura anche dentro di sé, perché se si crede di vedere una curva dove c'è un rettilineo è facile finire fuori strada. E questi walk, purtroppo, fuori strada ci sono finiti davvero, tanto da prendere la narrazione del proprio nemico come l'unica verità da seguire, anche quando comporta un sovvertimento completo della fondamentale realtà delle cose e persino di se stessi. Altro che assecondare le proprie inclinazioni, il sistema sta solo incentivando gli istinti di autoeliminazione nella popolazione, perché tramite l'eutanasia, anche per semplice depressione, attraverso la legittimazione, anzi la promozione della mutilazione del proprio corpo, si sta direzionando la civiltà verso l'autodistruzione. Ora, non sto dicendo che tutti i credenti nel globo siano inclini al wok, ci mancherebbe, soprattutto chi non ha mai incrociato il discorso terra piana è un incolpevole addormentato e chi comincia ad avere almeno qualche piccolo dubbio, pur non avendo mollato le vecchie certezze, è comunque il benvenuto. Ma quelli che, magari più volte, hanno avuto la fortuna anche che qualcuno gli mettesse la pulce nell'orecchio e ciò nonostante hanno allegramente salutato il discorso del piano stazionario come un qualcosa da non essere neanche preso in considerazione, loro sono nel pieno di un atteggiamento woke senza neanche rendersene conto. Ma immagino già la reazione: ma quando mai? Che cazzo dici? Non sono terrapiattista, eppure detesto il wok. Eh no, caro scientista, sei convinto di detestarlo, eppure come senti un certo discorso finisci per sragionare esattamente come loro, usando gli stessi toni e le più becere derisioni, in assenza tra l'altro di valide argomentazioni. Come? Proprio continua a non andarti giù l'accostamento? E allora comincia a mettere in discussione il tuo atteggiamento, perché proprio il rifiuto dell'evidenza, l'aggrapparsi disperato a una credenza, l'ostinato fidarsi della scienza senza mettersi dubbio alcuno, costituiscono il terreno d'elezione su cui l'ideologia, o malattia, woke, prospera con l'unico obiettivo di annientare fisicamente e mentalmente l'essere umano. Ma il sistema, bisogna riconoscerlo, ha lavorato di fino, ha dipinto un mondo che non c'era, per poi creare un essere umano che non c'era, quello pronto alla transizione, prima verso il transgender e poi inevitabilmente verso il transumano. Noi, tutti noi, non abbiamo capito che il globo alla TV, al cinema, nei fumetti per bambini e nelle scuole era solo il primo passo per l'indottrinamento, solo il primo, ma il più importante. Non lo avremmo mai pensato né minimamente sospettato. Del resto, non potevamo. Eravamo innocenti vittime dell'inganno. Ma ora lo sappiamo e lo dobbiamo dire. È sempre stato un globo woke, irrimediabilmente molto woke.